Elena Cerutti, autrice dello Sconosciuto, insomma, oggi hai avuto occasione di presentare il tuo libro tantissime volte in questi pochi 2 mesi, insomma, da quando è uscito. Oggi penso sia stata la presentazione più sentita a casa tua a San Giorgio Canavese. Senz'altro è stata non solo la più sentita, ma quella in cui mi sono sentita più emozionata perché ero in mezzo a persone che mi conoscono da sempre, forse anche da prima che nascessi, e quindi non potevo fare delle brutte figure. No, a parte questo, erano persone che in parte conoscevano anche la storia e quindi sicuramente mi sentivo più coinvolta rispetto alle altre presentazioni. Questa presentazione, tra l'altro, rientra all'interno di una serie di eventi del dicembre sangiorgese e ha comunque coinvolto tantissime persone appunto del paese. Erano tante le presenze oggi, anche il dibattito che ha seguito, insomma, la presentazione del tuo libro credo che ti abbia anche soddisfatto. Sì, è stata veramente una cosa incredibile. Questo dicembre sangiorgese è stato veramente un dicembre diverso dal solito. Ci sono stati degli eventi che l'hanno reso simile a quello di un paese del Tirolo, ecco. E questa presentazione è stata veramente bella, sia dal punto di vista della partecipazione, sia dal punto di vista veramente delle domande, anche molto così sentite in alcuni casi. Del dibattito che è venuto fuori e che hanno fatto sì che io sentissi davvero la partecipazione umana ed emozionale delle persone che erano presenti. Senti, sono 2 mesi che Stella è in libreria. Questi incontri, gli incontri con i lettori che hanno avuto proprio l'occasione di leggere il romanzo o comunque che è venuto per curiosità per poi magari acquistarlo, insomma, c'è qualche cosa che ti ha colpito maggiormente di quello che ti hanno chiesto o raccontato? Mi colpisce il fatto che ci siano molte persone che si riconoscono nella storia, non nella sua chiaramente crudezza, interità, eccetera, interezza, ma in alcuni particolari e che magari si soffermino, magari anche a voce bassa, perché non tutti osano poi partecipare, dire la loro così durante queste manifestazioni, mi dicano: sai, anch'io ho avuto una storia simile, sai, anch'io mi riconosco in alcune cose. E questa è la cosa che forse mi fa rendere conto che ho fatto una buona scelta a farlo uscire questo libro. Nel 2015 cosa ci riservi, sia per quello che riguarda lo sconosciuto che magari eventuali altri progetti? Allora, per il 2015 ci saranno delle altre presentazioni, ci terrei a sottolinearne una che avverrà il 22 gennaio al Centro Interculturale di Corso Taranto, con il patrocinio del Comune di Torino, e alle ore 17, ve lo dico. Sarà molto importante, è stato comunque fortemente voluto dalla mia direzione sanitaria, che gestisce anche un progetto antiviolenza dell'ASL 82. Poi uscirà un'antologia con dei racconti scritti a 8 mani, in cui ci sarà anche un mio racconto, questa volta insomma non di natura autobiografica, e poi penso che da gennaio inizierò a scrivere un'altra storia. Non ti chiedo di anticiparci nulla, insomma, perché sicuramente non ci daresti grandissime informazioni, però sai già che tipo di romanzo sarà, perlomeno a grandi linee. Allora, io non posso scrivere romanzi appunto di fantascienza o thriller, eccetera. Sarà sicuramente un romanzo di attualità, un romanzo che comunque riguarderà la fascia emotiva, interiore e quindi simile da questo punto di vista a quello precedente.